Buongiorno, riguardo alle patologie ortopediche dell'età pediatrica, volevo parlarvi oggi di una patologia molto molto frequente che riguarda quasi il 20-30% delle consultazioni di un ortopedico pediatrico da parte dei genitori. Questa patologia si chiama malattia di Sever o tallonite dell'adolescente. Praticamente è un dolore al piede del bambino che va dai 7 ai 12 anni, soprattutto nei bambini che praticano attività sportiva. Ogni osso, in particolare sul tallone, esiste una zona che si chiama nucleo di accrescimento apofisario. È una zona altamente vascolarizzata, è come una piccola pallina schiacciata fatta di cartilagine che continua a produrre cartilagine e successivamente arrivano a delle cellule che ossificano questa cartilagine, così che la cartilagine diventa osso e così che le ossa possono crescere in lunghezza e in larghezza. Sul tallone esiste appunto uno di questi nuclei che è altamente esposto ai traumi. Quindi tutti i bambini che giocano a pallavolo, pallacanestro, tennis, calcio o tutti gli sport traumatici o la danza nelle bambine, oppure a seguito di traumi ripetuti come lunghe passeggiate in montagna, questo nucleo si può infiammare. Essendo una zona altamente vascolarizzata e metabolicamente attiva, si infiamma facilmente e difficilmente regredisce l'infiammazione. Ripeto che si chiama malattia di Sever, non è una patologia vera e propria, finisce e si autolimita con la fine della crescita, si cura semplicemente riducendo l'attività sportiva che ha causato questa infiammazione. E eventualmente si possono aggiungere degli antinfiammatori tipo Nurofen, mettere del ghiaccio locale e delle talloniere e delle scarpe morbide. Lo specialista ortopedico pediatrico dovrà valutare la gravità di questa patologia di Sever, poiché se è molto molto infiammato è bene interrompere veramente completamente l'attività sportiva, prescrivere il riposo assoluto, prescrivere una radiografia per vedere a che punto è la crescita, quanto manca alla fusione del nucleo con il resto del rosso del calcagno e a che punto è l'infiammazione. In caso di infiammazione molto molto grave, questo nucleo diventa molto molto opaco, si spessisce e si frammenta. Grazie, arrivederci.